Con tanta fatica e dopo un importante lavoro di ricerca e di adattamento, al Cinema Centrale di Viareggio è stato presentato il film documentario L'ascia e la vela, prodotto dalla Hop Frog per la regia di Gualtiero Lami e la sceneggiatura di Andrea Genovali. Il documentario, della durata complessiva di un'ora, è stato molto apprezzato dal pubblico e ripercorre in modo dettagliato la storia dei calafati viareggini. Allora, questo docufilm racconta la storia della Lega dei Maestri d'Asce e Calafati, ma ovviamente l'abbiamo anche combinata con quello che ha rappresentato e rappresenta la Lega, cioè lo sviluppo economico, culturale, sociale della Darsena e quindi della città di Viareggio. Il documentario parte appunto dalla storia più antica, cioè dalla fine dell'Ottocento, quando nacque questa società di mutuo soccorso, e l'abbiamo poi sviluppata attraverso sia le fasi storiche, quindi la nascita, quindi la marineria, quindi il fascismo, il post prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale e lo sviluppo attuale. Il fascismo e la monarchia, anche a Viareggio, perdono quell'ipocrita velo di innocenza, simulacro di ciò che non sono mai stati. I 10 calafati che in piazza, a pugni nudi, sfidarono cavallerescamente i fascisti, insieme al popolo della Darsena e ai lavoratori, cadono sotto i colpi sparati vigliaccamente e proditoriamente da cecchini fascisti e forze regie. Al suolo rimangono inermi Pietro Nieri, 25 anni, calafato comunista, ed Enrico Paolini, 25 anni, marinaio anarchico. Pietro Nieri nacque a Viareggio nel 1895 in una famiglia piuttosto numerosa, perché aveva due fratelli più grandi, il mio nonno che aveva un paio d'anni di più e poi altre due sorelle. La Camera del Lavoro di Viareggio nel 1921 era una Camera del Lavoro giovane, come erano giovane la stragrande maggioranza delle Camere del Lavoro in tutta Italia. Era nata aggregando tutte le leghe di soccorso, di mutuo soccorso che c'erano sul territorio, aveva aggregato anche lavoratori autonomi, era perfettamente integrato sul territorio. Mi ricordo che il nonno mi parlava fine dell'Ottocento, primi del Novecento, delle società di pubblica assistenza che si formarono in Viareggio per le esigenze del lavoro e più che altro per l'aiuto a operai molto poveri che lavoravano saltuariamente, in una vita piuttosto grave. L'intento del videomaker Gualtiero Lami è stato quello di dare uno spessore drammatico al docufilm, ricostruendo con le immagini le fasi più rilevanti dell'ultracentenaria vita della Lega e dei maestri d'ascia e calafati. C'è la rivoluzione operaia, cioè la rivoluzione rossa di questi uomini, una massa enorme di contadini operai che hanno pochissimi diritti, che sono ridotti alla fame e che vogliono di più, non solo vogliono di più materialmente, ma sognano di conquistare il potere, di abbattere lo Stato liberale. È entrato nell'uso, sia nella storiografia, sia nella chiacchiera, diciamo, politica, l'espressione biennio rosso per indicare il periodo che va dalla fine della Prima Guerra Mondiale all'autunno del 1920. Quindi sono esattamente 2 anni tra l'armistizio e poi la pace del 1918 e il momento successivo alla fine dell'occupazione delle fabbriche. L'occupazione delle fabbriche, quindi settembre del 20, che viene considerato da molti studiosi il momento più alto dello scontro di classe alla fine della guerra. Il docufilm è corredato con una cornice che ha come sfondo la grande cultura che dai primi del Novecento ha trovato casa a Viareggio. Ma lo abbiamo anche corredato con una cornice che ha come sfondo la grande cultura che dai primi del Novecento ha trovato casa a Viareggio, quindi Giacomo Puccini, quindi il premio Viareggio, quindi Elpidio Ienco, quindi Enrico Pea, insomma tutti i grandi
della cultura, della letteratura, della musica che avevano casa a Viareggio, e a Viareggio era, diciamo, un punto dove sviluppare le proprie idee culturali e artistiche. Non a caso Viareggio era ambita sede per far iniziare le grandi tournée degli attori di allora, Ermete Zacconi in primis. Quindi il documentario ha cercato di tener fede anche a questa cornice culturale della città. Ovviamente insieme a questo abbiamo anche privilegiato quelli che sono stati i luoghi simbolo della Lega e come ha influito sull'economia della città. Ad esempio il carnevale nel 21 diventa quello che oggi conosciamo perché i carpentieri, i calafati della Darsena, nel momento in cui arriva il motore sulle navi, vengono espulsi dai cantieri e trovano lavoro anche e in particolar modo soprattutto nel carnevale, danno vita a quel carnevale, a quei carri che ancora oggi conosciamo. Quindi è stata un'impresa importante, credo che sia il primo lavoro visivo, organico sulla grande storia della città e della marineria a Viareggio e dei cantieri. Il materiale filmato dove l'avete trovato? Materiale filmato, ci sono molti filmati anche originali, ad esempio uno del 1911 lo abbiamo fatto restaurare da una società di Firenze specializzata nel restauro di pellicole antiche, e l'abbiamo inserito nel docufilm perché sono immagini preziose che documentano un pezzo di vita viareggina in un giorno di festa, probabilmente in passeggiata, e si vede sullo sfondo anche Ricopea, che probabilmente è colui che ha commissionato questo lavoro. E poi ci sono foto inedite, addirittura abbiamo trovato due foto delle giornate rosse del 1920 che ci ha dato la biblioteca Franco Serantini di Pisa, in cui si vedono la costruzione delle barricate vicino alla Torre Matilde e un corteo in piena città, due immagini che vengono proiettate per la prima volta sugli schermi televisivi perché sono state conservate nelle biblioteche fino ad oggi, quindi materiale anche importante dal punto di vista storico e della repertistica. Poi abbiamo ovviamente voluto coinvolgere un livello nazionale su questo lavoro. Ci sono le interviste di Giordano Bruno Guerri, di Mauro Senesi, del professore Angelo Dorsi, del professore della Federico II di Napoli Alexander Hobel, una vecchia e preziosa intervista a Maglio Canconi, solo per citare alcuni nomi. Quindi insomma c'è tutta una serie di interviste che pongono il docufilm a livello nazionale, perché la nostra idea poi è quello di farlo partecipare a fiere e premi internazionali, proprio anche per valorizzare questa storia preziosa della città di Viareggio. Giacomo Puccini ha avuto sempre una vita molto vicina alla città di Viareggio e Torre del Lago. Lui aveva già fondato a Torre del Lago un piccolo club culturale, goliardico chiamiamolo, nelle quali lui si rilassava ma anche parlava di arte e di cultura con tanti amici, soprattutto pittori. La guerra interrompe la festa dal 1915 al 1920. 1923. I costruttori di carri danno alle loro creature movimenti animati dall'interno con una moltitudine di manovali nascosti. 1924. Un carrista inventa la carta a calco, tecnica di scultura in gesso e carta modellata, che agevola le fantasie barocche. I giganti diventano più leggeri, più grandi. La folla dei visitatori accorre alle sfilate. Il comitato che riorganizza la festa nel 1921 chiede a Icilio Saduni, compositore d'operette e direttore d'orchestra a Parigi, la canzone per il carnevale. Il carnevale a Viareggio introduce una grande attività musicale.